Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale, l'unico di YouTube Italia dove si parla di poro. Quello di oggi sarà infatti un video ricchissimo perché abbiamo raggiunto l'incredibile traguardo di 30.000 iscritti qui sul canale YouTube e ancora più assurdo lo abbiamo fatto entro la fine dell'anno. Quindi ve lo devo, un video speciale dove risponderò a tutte quante le vostre curiosità su di me, il mio lavoro, la mia vita e anche sui videogiochi. Mi avete veramente chiesto di tutto e oggi, senza filtri e con pochissimo editing, risponderò a tutti i vostri quesiti e alle vostre curiosità più morbose. Prima di tutto però vi ringrazio innanzitutto per avermi aiutato in questa impresa per me veramente incredibile e vi ricordo che se volete prendere parte alla conquista non violenta di internet.poro e la fondazione del Poroverso, tutto quello che dovete fare è lasciare un like e iscrivervi al canale attivando la campanella delle porotifiche. Inoltre, se vi va, seguitemi su tutti gli altri socials, i link li trovate in descrizione. Bene, ho detto tutto, iniziamo! Allora Poracci, vi ho chiesto di farmi le domande su Instagram, ce le ho tutte quante qua, le andremo a leggere insieme. Le uniche due limitazioni che mi sono imposto è appunto quello di accorpare tutte quante le domande ridondanti in un'unica risposta e inoltre per dare spazio a tutti quanti, magari a chi mi ha fatto più di una domanda, perché ci sono utenti che ne hanno fatte anche una decina, non prendetevela male, ma risponderò soltanto a uno o due quesiti. Però dai, se una formula del genere, il Q&A, vi piace, mi raccomando, non fermiamoci qua, 30.000 è soltanto un punto di partenza e non di arrivo, e quindi dai, prima del 2024 ci rivediamo per i 40.000 iscritti. Conto su di voi. Allora, prima domanda, Ricky Battiato chiede: avere il GameCube fa rimorchiare? E a questo punto vi risponderei direttamente dalla Poromobile. Ma da 1 a 10, quanto stai con me? Perché sono un esperto di GameCube. Meno 70.000. Te la ferma. Stai dicendo che il GameCube non è sexy? Mamma, neanche tu. Ok, perfetto. Ale Pasqua chiede: domanda OT, che musica ascolti? Generi artisti. Avrete avuto un po' di spoiler perché qua dietro c'è il poster dei Verdena, c'è il vinile dei Mastodon. Molto spesso mi vedete con delle magliette di gruppi musicali, 90% delle volte underground, come possono essere i Marnero, gli Zoo, i Juggernaut, sostanzialmente band italiane appartenenti all'ambito del noise, dello sludge, dell'hardcore. Insomma sì, ascolto parecchia musica brutta. In realtà ho studiato chitarra per più di 10 anni, poi è una cosa che col tempo, non avendo tempo, ho abbandonato, ma la passione per la musica mi è rimasta e tanto. Ho anche una discreta collezione di vinili, come potete vedere non è grandissima, però insomma ci sono tanti gruppi a cui sono affezionato, tra cui gli Isis, il gruppo che ho anche tatuato sulle braccia. C'è qualcosa dei Converge, c'è tantissimo dei Walkie Talkie, perché per un periodo c'ero in strafissa. Il vinile di cui vado più fiero in assoluto è il Picture Disc di Lateralus, dei Tool, che non è il mio disco preferito di Tool, Tool tra l'altro band della vita, perché per quanto sia figo Lateralus, il mio preferito rimarrà per sempre Enima, gruppo che se non conoscete, ma mi sembra un po' strano, vi consiglio di ascoltare assolutamente, anche se, e questa è un'opinione molto controversa, l'ultimo album dei Tool, Fear Inoculum, mi ha fatto schifissimo. Poi Fra Dig chiede: se dovessi ritrovarti su un'isola deserta senza apostrofo, quale sarebbe l'unico videogioco che porteresti con te? Scelta molto recente, Vampire Survivors, perché è la droga del momento. E chiede sempre Fra Dig: se dovessi sceglierne solo una, quale credi sia la tua serie videoludica preferita in generale? Quella di Super Smash Bros, senza ombra di dubbio. Poi David Was Stolen: pezzo più raro nella tua collezione di videogiochi? In realtà in merito ho già fatto un video proprio sui pezzi più rari all'interno della mia collezione, è uscito proprio un anno fa e credo che la situazione non sia cambiata alla fine. I titoli che valgono di più sono probabilmente Rule of Rose per PlayStation 2, tra l'altro un survival horror non di certo egregio, e poi c'è anche Secret of Mana per Super Nintendo, compravo di tutto, pallita, c'è anche la mappa di gioco oltre a tutti quanti gli inserti, e quello là penso che adesso sia salito parecchio di prezzo. Però poi se andiamo a vedere quali sono effettivamente le cose rare, qui dovrei perderci un po' di tempo, probabilmente la Limited di Xeno 3 è tra le cose più rare uscite in quest'ultimo periodo. Ugolini Matteo chiede: cose costose che ti sei pentito di non aver preso prima del boom Covid, l'esempio è il 64DD. In realtà non ci sono
cose costose in assoluto che sono diventate inavvicinabili, perché tutte le cose che appunto così rare come il 64DD erano già fuori budget prima dell'esplosione del mercato del retro gaming avvenuta e accelerata durante il 2020 con la pandemia, quindi erano fuori budget prima, adesso sono proprio irraggiungibili completamente, non me ne struggo più di tanto, però ecco, la mia vita collezionistica è piena di rimpianti e questo lo dico spesso. Il mio più grande rimpianto non è qualcosa che mi sono lasciato sfuggire, ma è tutto quello che ho venduto nel 2012, perché avevo già una discreta collezione, poi soprattutto messa in piedi dopo anni di collezionismo. Nel 2012 avevo più di 20 anni, rimarrò vago, e a un certo punto mi sono detto basta, tutto quello che ho in collezione appartiene a me, che non esiste più, a me giovanissimo, ora sono un adulto e ho venduto tutto. Ma la cosa più grave è che ho svenduto tutto. Sono andato a vedere recentemente alcune email che mi ero scambiato con dei collezionisti, ho dato via giochi GameCube a una manciata di euro, cioè proprio mi hanno solato alla grandissima, ero piccolo e non ero attento al mercato, tra giochi GameCube, giochi Dreamcast, Nintendo 64, ho dato via veramente il mondo. E potessi tornare indietro, mi prenderei a pizza in faccia e direi: statti fermo, statti buono, sei uno scellerato. Purtroppo così non è stato, ma tutti quanti fanno i loro errori. Poi Lorenz T chiede: console Nintendo più deludente di sempre? Un po' difficile, perché in realtà non sono mai rimasto deluso da una console Nintendo. Forse, dico forse, anzi molto probabilmente, la console a cui sono meno affezionato è il Wii, o la Wii, dai, la Wii, perché insomma ricordo proprio l'hype con cui mi approcciai a quella console, e venivo soprattutto dal GameCube che avevo vissuto in prima persona e mi aspettavo una console che riuscisse a raccogliere quella pesante eredità, e invece con la Wii qualcosa cambiò, perché scegliere Nintendo non era più la scelta di nicchia, la scelta da intenditore, ma con la Wii si erano aperte proprio le porte dell'inferno. Nintendo ha scoperchiato il vaso Pandora del casual gaming, e in quell'epoca io la percepii proprio fortemente l'abbassamento di qualità dei titoli proposti, ma non tanto forse un abbassamento di qualità, ma proprio un cambio di target da parte di Nintendo. E io là, da hardcore gamer o comunque da affezionato di lunga data, mi sentii un po' tradito. Quindi probabilmente la Wii è la console che mi ha lasciato di più l'amaro in bocca, che però sto riscoprendo negli ultimi anni, e mi piace molto collezionare per questa piattaforma, anche perché i prezzi non sono poi così proibitivi. Poi Francesco.prota3 chiede: il 2023 secondo te sarà ancora un anno di cross gen senza Switch Pro? In realtà la cross gen si sta piano piano spegnendo, svanendo il supporto alle produzioni first e second party da parte sia di Microsoft che di PlayStation, anche per titoli che poi probabilmente potrebbero girare anche su old gen con le dovute ottimizzazioni. E secondo me nel 2023 Nintendo qualcosina la tirerà fuori, o quantomeno annuncerà un nuovo hardware, magari per l'uscita nel 2024 inoltrato, o per fine 2023 addirittura. Sì, una Switch Pro sarebbe inutile, però Nintendo è Nintendo, quindi mai dire mai, però secondo me il 2023 i tempi sono maturi per un refresh di tutti quanti gli hardware. Quello che dico però è: se uno si sta chiedendo adesso nel 2023 ha senso comprare la Switch, la mia risposta è sì, ma magari approfondiremo questo topic in un Porotalk dedicato. LM18 chiede: preferisci New Super Mario Bros. Wii oppure New Super Mario Bros. U Deluxe? Il primo perché in realtà la serie di New Super Mario Bros. Non mi ha mai fatto impazzire, è uno di quelle sottoserie che non si è mai rinnovata, mi dispiace dirlo, ma ho giocato uno, un po' giocati tutti quanti, e preferisco la freschezza, la sensazione di novità che si aveva ancora intorno ai primi episodi usciti su DS e Wii. Il buon Barbananni chiede: chi sei? Poro non lo sai, però presto lo scoprirai. Zelda preferito da Carlo Siragusa, grandissimo meme per chi ha frequentato le live su Twitch e adesso anche su YouTube. Zelda preferito ovviamente Legend of Alundra, un capolavoro. A Yellow Bloke chiede: ti aspettavi questo traguardo in così poco tempo? In realtà così poco tempo, ci ho messo più o meno 5 anni a raggiungere 30.000 iscritti,
per molti è una velocità inaccettabile, una lentezza disarmante. Per me è un traguardo pazzesco, non credevo ci sarei riuscito ad arrivare. Però se mi dici, ti aspettavi questo traguardo in così poco tempo, riferito all'ultimo mese che il canale ha avuto una buona crescita anche per i suoi standard, ti direi sì e no, perché da una parte so che dicembre è comunque un mese dove c'è molta attenzione intorno a YouTube, intorno al gaming, soprattutto perché ci sono i regali di Natale di mezzo, però non mi sarei aspettato una così tale partecipazione da parte del pubblico. Mi ha reso felicissimo, e soprattutto mi ha reso felicissimo sapere che le scelte che sto prendendo in questo periodo nei confronti della produzione di contenuti sul canale stanno dando i loro primi frutti, e questo mi rende felicissimo. Senza Senso chiede: cosa ne pensi degli evidenti problemi grafici di Scarletto e Violatto? Ti rispondo: vatti a recuperare subito il mio video sul Nintendo Seal of Quality e lo scandalo Pokémon Scarletto e Violatto. Diamo quindi una seconda chance a Senza Senso, che chiede: quale IP Nintendo vorresti venisse aggiornata con un nuovo capitolo? F-Zero, per me sarebbe lo stoppino perfetto. MatteXSwitch.underscore: meglio il DLC di Mario Kart 8 per Wii U o il pass per corsi aggiuntivi? Beh dai, il pass per corsi aggiuntivi è una grande trovata. Mi piace molto la formula adottata da Nintendo, e soprattutto è una formula al passo coi tempi che magari non ti aspetti da un'azienda come quella di Kyoto. 10Andrea21 chiede: se dovessi scegliere Mario Odyssey o Breath of the Wild, complimenti per i 30k. Grazie a te Andrea, complimenti a te per seguire i canali giusti, e rispondo: tra i due obiettivamente il capolavoro vero è Breath of the Wild, ma per i miei gusti personali Mario Odyssey tutta la vita, è probabilmente il mio gioco preferito in assoluto su Switch, e mi ci sono divertito un mondo e l'ho proprio amato dall'inizio alla fine. Ho amato dall'inizio alla fine anche Breath of the Wild, ma per come sono fatto io, per i miei gusti personali e per il tipo di gamer che sono, Mario Odyssey è proprio il gioco perfetto. RedRot91 chiede: che tipo di formazione hai anche fuori al contesto YouTube, come studi o lavori precedenti contemporanei? Allora, questa è una domanda che mi fate in tantissimi, quindi cercherò di essere il più esaustivo possibile. Ho un percorso abbastanza tortuoso perché ho fatto le cose sempre un po' a caso. Ve lo riassumo in poche parole: mi sono laureato in filosofia alla triennale, poi mi sono preso un anno sabbatico perché volevo studiare cinema, sono andato a scuola romana per studiare critica cinematografica, da lì mi sono approcciato al mondo del montaggio e ho fatto anche un corso di montaggio video. Le cose sono andate parecchio bene e mi hanno sostanzialmente iniziato a inserire nel mondo del video editing proprio a livello professionale, e in realtà quello che doveva essere un anno sabbatico poi si è trasformato in un anno lavorativo, perché finito la mia esperienza in questa scuola romana ho iniziato subito a lavorare come montatore video per vari canali YouTube, e da lì non mi sono mai fermato. Però è arrivato un punto, ho avuto sia esperienze diciamo da freelance che all'interno di uffici, però all'interno degli uffici mi stavano tutte quante un po' troppo strette, e a un certo punto ho deciso: vabbè dai, sai che c'è, mentre continuo a fare il lavoro che mi piace però in ambiti e in contesti che magari non mi fanno impazzire, e nel tempo libero mi apro un canale YouTube dove parlo di videogiochi, e se non altro provo a legittimare i miei acquisti dicendo: vabbè, ci sto facendo il video sopra, ha un senso. Quindi insomma, lavorativamente mi sono sempre mosso e mi muovo tuttora nel mondo del montaggio video, e a cui però ho unito poi una passione per i videogiochi, e con il canale è il mio tentativo di far confluire questi due aspetti della mia quotidianità. Sono Tommy chiede: sei mai stato bersagliato per le tue passioni o deriso? Ma in realtà non ho mai avuto problemi di bullismo, però c'è da dire che sono sempre stato molto riservato verso le mie passioni e le mie cose, quindi sono sempre cose che ho vissuto molto discretamente. La gente magari da fuori non mi ha mai identificato come il nerd, perché si vede lontano da chilometri e questo si spappola gli occhi davanti ai videogiochi H24. E in realtà poi mi ricordo bene che già al liceo ero un po' un punto di riferimento come spaccino videoludico, quindi già davo consigli, oppure magari prestavo giochi eccetera eccetera, quindi non ho mai vissuta come... cioè non mi è mai stato recriminato qualcosa, ma comunque io da bravo complessato mi sono sempre fatto 10.000 problemi sul fatto che magari, oddio no, è una cosa da nerd, meglio che non la sa nessuno eccetera eccetera. Dragonerd chiede: ma sei di Roma? Direi che leggermente si sente. Che nel caso, se beccamo per un aperitivo poraccio, hai 100.000 iscritti, tutti invitati al primo aperitivo non violento di Roma.
Gabri Parma chiede: ti aspettavi di arrivare fino a questo punto? Assolutamente no, ma è anche vero che non è un punto, cioè in realtà non ho fatto nulla, ho semplicemente generato un interesse incredibile nei confronti dei miei video, e che però, diciamo, se uno esce fuori da questo contesto e lo relativizza, guarda effettivamente quali sono i numeri dei canali medio piccoli o di successo eccetera eccetera, io sono proprio una goccia nell'universo, però 30.000 persone che mi ascoltano parlare di videogiochi, che tra l'altro lo fanno ascoltando qualcosa che è veramente poco attuale, veramente poco vendibile, veramente poco spendibile, beh, per me è un successo incredibile e sono felicissimo, e non mi sarei mai aspettato di generare così tanto interesse, ma soprattutto di trovare persone così affezionate nei miei confronti, e questo mi rende felicissimo. Carol Urbanek dice: secondo te, Poro, Nintendo in futuro riuscirà a stare al passo con i tempi riguardo PlayStation e Xbox? Penso tu ti riferisca alla potenza grafica. No, direi proprio di no. Insomma, la Nintendo si è, dai tempi della Wii, si è completamente astratta dalle logiche di mercato e va per i fatti suoi. Questo porta dei pro e porta dei contro, però insomma non ti aspettare mai ci sia una diretta competizione con gli hardware classici. Sono proprio due mondi completamente differenti che non si escludono a vicenda, ma anzi si affiancano. Avecci soldi, sarebbe perfetto. Instacimmo, poraccio Doc e Dop chiede: quando riterrai la conquista non violenta di internet.poro completa? Non lo so, bella domanda. Diciamo che il grande obiettivo è riuscire prima o poi ad arrivare ai 100.000 iscritti. Non penso sia poi un obiettivo così impossibile, ci stiamo lavorando, ci vorrà tantissimo tempo, però chi ci corre appresso? Nessuno. Sarebbe bello riuscire a farlo diventare un lavoro, così rispondo poi alle domande che di sicuro arriveranno, e quindi insomma potrei dire che la conquista di internet.poro è completa nel momento in cui riesco a vivere di questo e a non dover fare altri 3-4 lavori per arrivare a fine mese. Perché quando hai deciso di aprire il canale? Chiede Marco.tor. Ho deciso di aprire il canale quando mi sono riavvicinato al mondo del gaming con la Switch, l'ho acquistata e mi sono detto: vabbè, se faccio questo acquisto, un minimo devo giustificarlo fingendo di essere produttivo. Quindi non sto comprando per videogiocare e rilassarmi e basta. Vietato rilassarsi, vietato divertirsi. Ti compri la Switch e inizi a parlare in video, così è un po' la spinta per aprire questo canale che stavo pensando da parecchio tempo di farlo. Quindi diciamo, ringraziate la Switch anche se c'è il canale. E chiede sempre Marco Dor: qual è stato il tuo primo videogioco? Sinceramente non ricordo. Probabilmente è stato qualcosa sul Game Boy, quindi direi o Tetris o Cubillion, puzzle game praticamente sconosciuto, altrimenti qualcosa su un Atari di mio cugino, ma non saprei assolutamente dire di che si trattava. Prima console comunque Game Boy e console fissa Super Nintendo, tutto merito di mia sorella. Pro Gamer Super Save chiede: perché ti piace così tanto il mondo Nintendo? Ma in realtà mi piacciono poi tutte quante le console. Il mio gioco a 360 gradi, mi viene più facile parlare di Nintendo perché nel corso degli anni sono sempre rimasto più ancorato a questo mondo, e poi lo vedrete anche nella top di fine anno. In realtà quello che mi interessa veramente tanto in un videogioco non è tanto l'esperienza cinematografica, non è tanto l'esperienza narrativa, quanto piuttosto proprio il gameplay, proprio il concetto di giocare, il concetto di sfida, e in questo i giochi Nintendo hanno una magia inarrivabile e hanno un gameplay che funziona sempre, poi sotto diversi punti di vista, e soprattutto un gioco Nintendo può funzionare per appunto il bambino neofita, così come il vecchio super esperto che gioca da 40 anni. È una realtà a cui sono legatissimo, ma anche le mie più belle esperienze videoludiche le ho avute sulle prime PlayStation. L'Xbox 360 è una console a cui sono affezionatissimo, adoro il Dreamcast, insomma non mi sono mai fatto mancare nulla per quanto riguarda il gradimento anche all'infuori Nintendo. 2.0 Ale dice: quando avrai tutta la collezione Nintendo, console e giochi, su cosa ti concentrerai di più? Xbox o Sony? Purtroppo la collezione non si completa mai, è un pozzo senza fondo. Ecco, forse mi piacerebbe iniziare a collezionare un pochino più per la prima Xbox e per Xbox 360, anche perché sono due piattaforme che si filano veramente in pochi e che quindi è ancora facile riuscire a recuperare tanti titoli a prezzi bassi. Però insomma mi piacerebbe tantissimo avere una bella collezione PlayStation 1
PAL italiana o europea, ma là i prezzi iniziano a essere veramente proibitivi. Alex versione nuova chiede: cosa ne pensi delle visual novel? Domanda ampissima, difficile rispondere a un topic così ampio, però diciamo che purtroppo è un mondo che non ho mai bazzicato più di tanto, ma anche in generale quello dei comic americani, anche se c'è stato un periodo in cui ho letto tantissima roba di Grant Morrison, che è un autore molto particolare. Mi è piaciuta soprattutto la sua run su Batman nei primi anni 10, mi ha proprio aperto il cervello, e poi tutta la roba che ha scritto per la DC mi è sempre piaciuta tantissimo, e anche le cose più personali come The Invisibles, una serie pazzesca, completamente fuori di testa. Però per andare un po' più sul classicone, ho letto per esempio Watchmen, ho letto The Killing Joke, ho letto Il Ritorno del Cavaliere Oscuro, però non mi sono mai appassionato più di tanto, a parte i nomi più grandi, insomma conosciuti un po' da tutti quanti, tra cui appunto Alan Moore. Non mi sono appassionato più di tanto a questo mondo e mi dispiace, anzi se avete qualche bella visual novel da consigliare qua sotto nei commenti, ben accetta. Quando giochi a giochi vecchi, usi gli emulatori o le console? Chiede Alessio. In realtà uso, se ci riesco, hardware originale, se no recentemente l'avete visto, spero, il video sulla Analog Pocket. Insomma, mi arrangio abbastanza, non demonizzo assolutamente chi usa gli emulatori, tra l'altro Steam Deck al 90% la sto usando come emulation machine. Dai Love Phil chiede: che lavoro fai? Più o meno risposto, mi muovo sempre nel mondo del montaggio video su YouTube e non solo, insomma tante tante piccole cose da freelance, alla fine fanno mezzo stipendio. Bibi Vasile: poro poro, cosa ne pensi del fatto che Genshin ha vinto come player's voice nei TGA? Sono completamente avulso al mondo di Genshin Impact. Enrico Masturzo: perché stavi in Francia? Come sei arrivato e che facevi? Perché sei rientrato in Italia? Stavo in Francia perché lavoravo lì. Ho lavorato 7 mesi, poi l'esperienza lavorativa è finita, trovata completamente a caso rispondendo a un annuncio su internet, è stata molto formativa, se avessi potuto ci sarei rimasto, ma insomma è finita lì, però ne conservo un bel ricordo. E appunto aggiunge: meglio vivere in Francia o in Italia? Ma in Italia, dai. Il tuo iscritto preferito, cringe, scrive Call Me Just Davide, direi assolutamente uno dei miei 29.999 profili fake con cui ho fatto crescere il canale. Pibuoso chiede: c'è stato qualche canale di ispirazione per te? Ce ne sono tantissimi, in realtà io passo 3/4 della mia giornata su YouTube, però principalmente YouTube America e YouTube, insomma, contenuti in inglese. Molti di voi lo conosceranno, il template del TG Poro l'ho preso da Spawnwave, che è questo tizio che da 5-6 anni fa un TG giornaliero, e mi sono ispirato palesemente a lui, ma insomma l'ho detto più e più volte. A parte questo, tutti i grandi documentaristi di YouTube, come possono essere Gaming Historian, Didiuno Gaming, ce ne sono veramente tantissimi. Se volete, poi anche di questo potremmo fare proprio un video dedicato a tutti i content creator americani o particolari che seguo. Small Privy chiede: farei un video con un listone di titoli poracci da acquistare assolutamente, non digitali? Beh, ne ho fatti parecchi in realtà. A meno che poi non ti riferisci a qualcosa tipo i 100 giochi da avere assolutamente, però si sconfina più nell'ambito del collezionismo. Però anche una cosa del genere si potrebbe fare, perché no? Jerry Scotti o Paolo Bonolis chiede Beffuz. Jerry Scotti tutta la vita, perché ci ha regalato alcuni dei meme migliori di sempre. Daniele Molinari dice: un esercito di 30.000 poracci corrisponde a circa 117 falangi macedoni. Confermo, perché tutte le falangi macedoni in realtà sono morte, e un esercito non violento è esattamente utile come un esercito sepolto. Il Bold chiede: Messi o Ronaldo? Rispondo Castolo e Miranda. Era Miranda? Credo di sì. Anto Matera: cosa ti ha fatto incominciare a collezionare videogiochi? In realtà sono sempre stato un malato di collezionismo. Mi ricordo che mettevo in croce mio padre per andare a comprare le prime uscite delle collezioni di Agostini in edicola. A un certo punto gli ho fatto comprare il raccoglitore per collezionare francobolli. Poi i primi anni 90 c'è stato il boom delle schede telefoniche e volevo collezionare pure quelle. Sempre avuto questo pallino del mettere in ordine le cose, anzi ammassare e mettere in ordine le cose e poi dimenticarmene. E poi sono arrivati i videogiochi e insomma le due cose si sono unite in un unico blob che mangia soldi e porta via tantissimo tempo. Luca Buffoli o Buffoli, chissà, tocca dirci l'origine del nome Poro.
Ragazzi, in realtà l'ho detta centinaia di volte, ma mi piace mantenere sempre il mistero. Ne riparliamo a 40.000 iscritti. Aspettative per il 2023. Per il canale, appunto, 40.000 iscritti. E per il gaming mi aspetto un anno altrettanto interessante come lo è stato il 2022. Per me un signor anno per il gaming. E poi chiudiamo, perché questa è carina. Che se fa a Capodanno Poro tutto in caps lock? Sempre Luca. La risposta è: siete tutti invitati a casa mia. Ci vediamo in via Marco Beluf 18. Iniziano a fermarti per strada? Assolutamente no. Mi è capitato solo una volta che un ragazzo mi riconoscesse a un evento di stand up comedy, dove io non ero quello sul palco ma ero in mezzo al pubblico, ed è stato super emozionante, è stato molto figo. In fiera, ovviamente, quando l'annuncio, la gente mi ferma, insomma mi chiede le foto, ma quello è già è un ambiente appunto pensato proprio per quello. Una volta a maggio, questo maggio, stavo a Napoli, stavo dentro un locale, a un certo punto uno mi fa toc toc sulla spalla e mi dice: scusa, la macchina fotografica, la macchina fotografica col cellulare in mano, scusa, ma ci puoi fare una foto? E io ho fatto una foto a un gruppo di amici, quindi questo qua è il massimo di interazione che ho avuto con un fan che non sapeva assolutamente chi fossi. Jimmo chiede: hai 100k twerking aggressivo, ma anche per molti meno? Se volete si twerka tutta la sera. Gabriele Cucciari: serie TV preferita, la terza stagione di Twin Peaks, la serie fatta per odiare le serie televisive. Tre domande di Jacopo Cardinali: che fine ha fatto Kofi con i caffè virtuali? È stato sostituito dal Porion. Nel 2023 pubblicherai di più su Instagram? Non lo so, bisogna trovare il tempo, io di tempo ne ho pochissimo. A cosa punti per il 2023? Sopravvivere. Oh, finalmente Andrea Di Paola chiede la domanda più importante di tutte: hai mai fatto sport? Diciamo che la corsa, il running, è l'unica mia altra passione, insieme a quella dei videogiochi e a YouTube, che monopolizza le mie giornate. Mi alleno una media di 6-7 volte a settimana, 4 volte a settimana. La mattina, prima di andare al lavoro, vado a correre. E adesso vi faccio vedere su schermo, non so dove lo metterò, i dati del mio ultimo anno. Ho corso più di 2500 km e sono anche un maratoneta, lo dico proprio con orgoglio. Non sono assolutamente un professionista, ma nel corso degli anni mi sono tolto delle grandi soddisfazioni. Tra tutte, momento flex, poro flex, l'ultima maratona di Roma a marzo dell'anno scorso l'ho chiusa in 3 ore e 27, il mio personal best, arrivato soprattutto dopo un periodo in cui mi sono infortunato per tantissimi anni, poi in mezzo c'è stato il Covid, insomma 3.000 cose, insomma è stato un ritorno alle maratone bellissimo ed è una delle cose che più mi aiuta a scaricare lo stress e aiutare anche poi a vivere in modo concentrato la giornata. E la corsa proprio mi ha migliorato la qualità della vita in un modo assurdo, se non fosse che poi ti fa venire 10.000 dolori, mal di schiena, mal di gamba, eccetera eccetera. Però fate sport, perché è la cosa più importante di tutte. Come essere la celebrità più poraccia di YouTube? Sarnosio chiede: guarda, cosa ne pensi della trilogia di Xenoblade Chronicles? Grandissimi giochi, alcuni tra i migliori JRPG di sempre. Strick: se dovessi scegliere un solo gioco da giocare tutta la vita, quale giocheresti? Se è un grande, probabilmente Smash. Smash in compagnia. Preferirei giocare tutta la vita con qualcuno accanto. Giuliano Simone: i TG Poro sono una figata, complimenti. Ma questa non è una domanda, mi hai ingannato. Bellissimo Nick, Look That Coconut chiede: per te, quali giochi della saga di Zelda merita di più un remake? Pure in stile Link's Awakening su Switch? Beh, ci siamo, fate quelli. I due Oracles hanno veramente bisogno di un remake e ci starebbe alla grandissima. Famiro: quanto stiamo aspettando il nuovo Zelda da Poro 1 a Poro 10? Poro 11. Marco Castix: hai mai avuto degli animali domestici nella tua vita da poraccio? Sì, ho avuto un cane per 10-12 anni, forse di più. È venuto a mancare ormai nel fine 2014, è passato tanto tempo. Mi piacerebbe molto riavere un cane, però vivere da soli è un'altra cosa rispetto a vivere con i propri genitori, quindi prima di prendermi una responsabilità del genere devo essere sicuro di potermelo permettere, proprio a livello di tempistiche, non solo economiche. Poi DaniL07 chiede: qual è il tuo videogioco preferito? È difficilissimo scegliere. Comunque, tra i titoli che cito sempre ci sono il secondo Max Payne, Shenmue 1 e 2 e poi Majora's Mask, per forza. Beh dai, metto questi tre, ma ce ne sarebbero un'infinità da citare. Farai un nuovo video sulla tua collezione? Chiede Catalano Giovi 179. Sicuramente, anche perché ormai
di nuovo finito lo spazio, quindi devo trovare un altro modo di organizzare il tutto e magari per un altro video speciale coglierò l'occasione per farvi vedere di nuovo in che condizioni è la mia collezione. Poi Michele NDR chiede: qual è stata la soddisfazione più grande relativamente alla tua carriera su internet? Sembra stupidissima da dire, banalissima da dire, però ragazzi ci sono dei commenti che mi lasciate, soprattutto sotto al video dove annunciavo i cambiamenti per il canale, dove dimostrate non solo un grandissimo affetto nei miei confronti, ma anche una fiducia per avermi inserito nella vostra quotidianità, per guardare sempre i miei video. Beh, la cosa più bella del mondo, cioè non ci posso fare niente. Sì, poi ho collaborato con EveryEye, ho fatto delle cose pure interessanti, però alla fine a livello emotivo, ma proprio di soddisfazione, il feedback che ricevo dal pubblico è la cosa più incredibile in assoluto. Però c'è stata una cosa molto divertente e questa l'ho raccontata parecchie volte a molti di voi, magari non la sapranno. Una volta sono stato intervistato da GameStop e mi hanno pagato un biglietto del treno per andare a Milano e me l'hanno preso a nome Michele Poro, perché pensavano che Poro Michele fosse il mio cognome nome. Poro non è il mio cognome, è un soprannome. Non so perché, però questa cosa mi fa molto ridere, ma allo stesso tempo mi dà una soddisfazione incredibile, quella di aver truffato GameStop. Francesco chiede: quando hai capito che da Poro stavi diventando un super Poro? Quando mi sono spuntati i primi baffi. Lucio07: secondo te il Mario che indica nelle miniature si lava i denti? Guardate, io non parlo per terzi, però vi posso dire che chi punta il dito di solito è il primo che dovrebbe puntarselo verso i suoi denti. Francesco, quando hai iniziato a fare il collezionista e soprattutto consigli per i nuovi collezionisti? Appunto, dicevo prima che probabilmente ho questa malattia sin da quando ero in fasce. Consigli per i nuovi collezionisti: lasciate perdere, adesso forse non è il momento giusto, ma se comunque siete autolesionisti non fatevi mai prendere dalla fretta, informatevi bene su quello che state per comprare, qual è il reale prezzo dell'oggetto che state cercando e cercate di contrattare il più possibile. Fabio, pensi di fare qualche incontro organizzato con noi followers poracci a Roma? Molto volentieri, molto volentieri. Mi piacerebbe sfruttare un po', come è stato a Milano, l'occasione di fiere e cose del genere. L'ultima volta che sono andato a Romix in realtà l'ho trovata super deludente come occasione, però ci sono ogni tanto delle fiere del retro gaming che fanno qui a Roma o comunque nel Lazio. Se si riesce a organizzare, super super volentieri. Poi se qualcuno mi vuole invitare qualche fiera fuori Roma, quello molto volentieri. Francesco chiede: secondo te il mio futuro nipote del 2085 riuscirà a giocare a Metroid Prime 4? Secondo me vedrà il primo trailer di gameplay e ce lo faremo raccontare. Sirioz, console Nintendo più costosa, ma che ho io o in generale? In realtà, forse la cosa più costosa che ho da Nintendo, vabbè, c'ho il NES in buone condizioni, quello un pochino lo vale. Ecco, magari a livello di accessori il Game Boy Player tenuto bene 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 magari non è la cosa più costosa, ma inizia a essere una delle cose più rare. Luca Sicilia chiede: la prima parte, che non è proprio una domanda, mentre la seconda: miglior gioco 2D e 3D di Mario? Guarda, esattamente a gennaio di quest'anno ho fatto dei video dedicati proprio al miglior Mario in 2D e al miglior Mario in 3D, batteli a recuperare subito. Poi Gaetano Cappello dice: già fatto sul Porion, ma grande anche qua, grandissimo Gaetano, grazie mille per il supporto. Ho aperto anche delle domande per gli utenti Porion, a cui ho risposto personalmente bello nel dettaglio. Zelda preferito, di nuovo torna il meme. Ovviamente il mio Zelda preferito è Darksiders. Pietro chiede: giocherai a Chained Ecos? Sembra veramente una figata, ho visto in live la Collector's Edition, mi dispiace essermela fatta scappare, però a livello concettuale come JRPG sembra veramente una figata. Poi da appassionato di quell'epoca storica, per me è veramente difficile resistere a una cosa del genere, appena troverò il tempo lo giocherò. Risolveranno il drift nella nuova ipotetica Switch Pro? Penso proprio di sì. Luca DNG, tirando fuori un altro meme storico delle live poracce, scrive semplicemente: non dirlo. Top, grandissimo Luca. Manuel Marracino: a scuola sei mai stato preso in giro per la tua passione sui videogiochi? Ritorna a quello che abbiamo detto prima. Congratulazioni, qual è il tuo prossimo obiettivo? Chiede Congiu Carol. Di nuovo, il mio prossimo obiettivo è continuare così, continuare a divertirmi nel fare quello che faccio e, se ci riesco, farlo diventare anche un lavoro, dove per lavoro intendo qualcosa che mi permette di sopravvivere solo tramite questi sforzi. Come fai a dare precedenza a certi giochi rispetto ad altri? Alberto chiede. E se ce n'è uno di mezzo molto lungo? In realtà questo qua, Alberto, è una bellissima domanda, perché
è una delle cose in cui sono più carente in assoluto ed è una delle cose in cui devo migliorare tantissimo. Quest'anno che sono usciti tanti giochi, ci sono stati dei momenti in cui ho fatto molta confusione, soprattutto poi avendo accesso a più piattaforme, a più servizi in abbonamento, eccetera, eccetera, uno rischia di perdersi veramente per strada. La cosa che mi salva è che, diciamo, quando vengo rapito da un gioco, proprio mi ci chiudo il più possibile, magari anche però facendomelo venire a noia, e quindi solitamente se inizio una cosa la porto a termine. E l'altra cosa che mi aiuta, anche se quest'anno poi ho un po' rallentato, è che quando ci sono da fare le recensioni per Every Eye sei costretto, o comunque per qualcuno che ti chiede di scrivere una recensione per il Day One, sei costretto a giocare e finire un titolo in un determinato arco temporale e poi scriverci sopra e, diciamo, razionalizzare l'esperienza. Quindi quello là è una bella spinta a trovare le giuste priorità, ma questo sicuramente è uno dei miei punti deboli: sono disordinato. Cosa ne pensi del modding delle console tralasciando la pirateria? Lo trovo un mondo molto affascinante, però a livello di costi è un po' un problema, perché poi soprattutto va a cozzare con quello che è il collezionismo, perché il mondo del modding da una parte rende molto più user friendly l'esperienza su hardware retro, però al tempo stesso se inizi a modificarli il collezionista che è me un po' storce il naso. Quindi in realtà non ho mai comprato kit per il modding, né ho comprato console già moddate, però non vi nascondo che avevo in mente di fare qualche progettino a tema GameCube per renderlo un po' una console più moderna. Vediamo che ne uscirà fuori. Si avvicina la morte di eShop 3DS e Wii U, dice Gianmarco. Farei un video recap per i giochi da salvare? Assolutamente. A marzo già, insomma, saremo pronti per aggredire questo topic. Come è nata la passione dei videogiochi e come l'hai trasformata in lavoro? Per questo ne abbiamo già parlato. In realtà la passione per i videogiochi ce l'ho sempre avuta. I primi giochi che ho giocato mi hanno proprio fulminato, e sin da quando ero piccolo tendevo proprio a chiudermi con somma preoccupazione da parte dei miei genitori, tendevo proprio a isolarmi completamente nei videogiochi, e quindi sono quelle cose che, diciamo, sei predisposto. Fai altro oltre YouTube? Ogni tanto respiro e a volte dormo e mangio. Quando arriva la Switch Pro è dietro di voi. Fate molta attenzione, chiede il mitico Marti Luigi. I 30k iscritti faranno cambiare qualcosa nel canale? No, assolutamente no. O meglio, l'idea è quella di accelerare i processi che sono già in atto, e spero che piano piano a livello qualitativo le cose migliorino sempre. Però ragazzi, faccio tutto da solo, quindi c'è bisogno di tempo, e molto spesso anche i piccoli salti di qualità richiedono tantissimo tempo, perché devo organizzarmi. Saga Nintendo preferita è quella che non sopporti? Rispondo soltanto a quella che non sopporto: proprio non ce la faccio con Fire Emblem, non me ne vogliate. The Legend of Link preferito? Zelda. Perché non porti un playthrough di tutti gli Zelda? Chiede Alex. E in realtà non mi piace il concetto di gameplay applicato al mio canale YouTube. Preferisco farle in solitario e poi parlarne dopo. Sono uno che ha bisogno di tempo per razionalizzare, e sul momento non mi piace condividere quello che sto facendo. Hai mai giocato a Rabbids Go Home? No, Smart Joy, mi dispiace. Se son fiori fioriranno, Francesco dice, ma se son poro periranno, purtroppo è così. Hai chiesto a Babbo Natale l'Evercade EXP? Ho bisogno della tua recensione. Gianmarco, purtroppo no, Babbo Natale non me l'ha portata, ma se ragazzi che si occupano dell'Evercade vedono questo video e vogliono mandarmi un modello in prova, molto volentieri ve ne parlerò immediatamente. Alessio, oltre alla retrospettiva Resident Evil 4, grandissimo e ti ricordi che l'ho annunciata, pensi di portare altri contenuti sulla serie in futuro? Non sono così esperto della serie di Resident Evil, tra l'altro sul mio canale trovi un video vecchissimo dove passavo in rassegna tutti i porting di Resident Evil 2, però contenuti così specifici non so se avrebbero senso adesso sul canale. Resident Evil 4 ne voglio parlare perché è proprio una cosa a cui sono affezionato ed è comunque uno dei giochi più importanti di sempre. Concentrarmi di più su Resident Evil sarebbe un po' una cosa rischiosa anche per il tipo di pubblico che ho sul canale. Quale dei tuoi video, chiede Fabio, ti ha dato più soddisfazione una volta finito di montarlo? Probabilmente quello sui 20 anni del GameCube, ma sono stato anche felicissimo di intervistare Dario, sempre per il compleanno del GameCube, dove abbiamo parlato del full set della console. E siamo arrivati alla fine, perché ho saltato un po' di domande dove sostanzialmente ho già risposto. C'è il nerd con le Vans che chiede Pokémon più brutto? Non lo so, ma a livello di giochi probabilmente Scarlatto e Violetto.
più brutto in assoluto, oddio, c'è quel nuovo Diglett bianco che è veramente orrendo, è una delle cose più falliche che si siano viste negli ultimi tempi, soprattutto quando glitcha in quel modo assurdo. Verrai a Romix, chiede Dard Sonic, vale il discorso che ho fatto prima, e a quanti iscritti il face reveal? Direi che è giunto il momento. Questo sono io, Poracci. Grazie mille per essere arrivati fino in fondo, grazie mille per i 30.000 iscritti, spero di avervi intrattenuto e soprattutto incuriosito e soddisfatto con le mie risposte. Mi piace molto aprirmi un minimo e farmi conoscere anche di più al di là poi dei format che porto sempre qua sul canale. Questo è solo un piccolo modo per ripagare un supporto incredibile che mi dà una carica infinita. Quello dei Q&A potrebbe diventare un appuntamento fisso, però bisogna sbrigarsi, quindi bisogna arrivare al prossimo traguardo. Lo mettiamo per i 40.000. Voi intanto iniziate a pensare alle domande, diffondete il verbo poraccio, ma poi ogni tanto riposatevi, ma soprattutto nerdate duro. Veramente grazie di cuore. Io sono il Poro 30, Michele Mila. Ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa!